Il mio intervento segue quello di Orazio Fargnani sulla cambiale sociale. Ovviamente la cambiale sociale funziona all'interno un circuito di compensazione. Questo circuito di compensazione in realtà è un circuito in cui si pratica lo scambio delle merci, anche detto barter. Barter a diversi livelli. I livelli che a noi ci interessano sono due, il medium barter e il barter retail. Perché il medium barter e il barter retail? I due livelli ovviamente hanno una distinzione netta e sono relativi a medium barter e un circuito di compensazione dove agiscono le aziende, dove agisce chi ha produzione di merci, acquisto di merci ai fini della produzione. Il barter retail invece è destinato all'utilizzatore finale, il consumatore. Questo circuito di compensazione in realtà non l'abbiamo inventato noi di Alba Mediterranea, ma nasce già dal 1934 in Svizzera e dalla fondazione di una banca, Banca Vir. Ora potrei illustrarvi alcuni dettagli di questa banca, ma esiste in rete un buon servizio fatto da Report nel 2010 che spiega con interviste ai funzionari di banca e sulle esperienze di tanti soci aderenti al circuito Vir come funziona il circuito e come funziona lo scambio di merci. Pertanto adesso seguirà un breve video di 8 minuti in cui poi dopo faremo una conclusione, un intervento di conclusione per spiegare i ritorni che questo può avere sul circuito della cambiale sociale. Okay. Mettete a fuoco. Mi tira prendo un po' quella. La buona notizia di oggi riguarda la moneta complementare. Che cos'è? È una moneta che circola parallelamente a quella ufficiale. In Svizzera, per esempio, è stato introdotto nel 1934 da 16 imprenditori di Zurigo per salvare le loro imprese dalla crisi economica. Oggi in Svizzera